Il mio ultimo libro, I Cannibali di Mao, è la storia di un viaggio. Un lungo viaggio iniziato ormai 25 anni fa, quando nel 1995 venni inviato come corrispondente per la stampa italiana ad Hong Kong. E incominciai a raccontare giorno dopo giorno la Cina di allora, che era veramente collocata in un Oriente che era estremo perché completamente diverso e lontano non solo geograficamente da noi. La Cina di quel tempo era una Cina povera, agricola, piena di violenza e di ingiustizie sociali, molto diversa dalla Cina di oggi. E mentre la Cina cambiava sotto i miei occhi, io la raccontavo ai lettori italiani, ovviamente cambiava anche il mondo e cambiava la mia vita di corrispondente giorno dopo giorno, in un luogo tanto remoto, in un luogo tanto lontano. Per questo la prima parte del libro si intitola provocatoriamente Quando i comunisti mangiavano i bambini. Nella seconda parte, che si intitola altrettanto provocatoriamente Non ci sono più i comunisti di una volta, vi è il racconto del mio ritorno, quando nel 2017 tornai ad Hong Kong in Cina, accompagnato stavolta però da mia figlia, che era nata ad Hong Kong, ma che aveva un ricordo molto debole, in quanto vi aveva vissuto soltanto la sua infanzia. E così, in qualche modo, ho raccontato a lei nel libro la nuova Cina che ho incontrato, la Cina delle grandi metropoli, la Cina proiettata verso il futuro, verso la tecnologia, economicamente prospera. E così, dopo un quarto di secolo, ho chiuso il cerchio e ho concluso e raccontato nel libro questa lunga avventura durata 25 anni.